Ragazzi, buongiorno. Sempre più magro. Andiamo a fare colazione. La mattina siamo tutti più magri, è durante il giorno che c'è il problema, che sorge il problema. Beh, ragazzi, andiamo a fare colazione e ci mettiamo pronti per partire per quest'altra giornata, quindi subito in sala andiamo. Ragazzi, colazione, si parte dopo, mi raccomando. Ragazzi, buongiorno, partiamo per questo nuovo giro, lasciamo l'hotel qui a Matera e andiamo a scoprire cosa ci riserva la Lucania. Ragazzi, usciti dalla strada statale, zona Pisticci, forse l'unica volante della polizia ce l'avevamo davanti noi. Come potete vedere il paesaggio è cambiato radicalmente, siamo nella terra dei Calanchi e la prossima destinazione è proprio il teatro dei Calanchi. Ragazzi, guardate i Calanchi, anche da noi in Abruzzo ne abbiamo qualcuno, ma qua è proprio fatto tutto così. Ragazzi, benvenuti nel teatro dei Calanchi. Ah, proprio stranissima sta cosa, veramente strana, davvero suggestiva. Ragazzi, ci siamo appena parcheggiati, ci siamo praticamente dispersi nella Basilicata, ci siamo solo noi, non c'è nessuno, ma guardate cosa c'è alle mie spalle, teatro dei Calanchi, guardate che spettacolo di posto, sembra quasi di essere in Turchia, in Cappadocia. We'll be right back.
Ragazzi, che posto! Che posto! Ragazzi, guardate che territorio! Mamma mia! Basilicata, un'altra regione top! Ma d'altronde, come ogni regione d'Italia, qui in Italia siamo fortunatissimi, abbiamo praticamente tutto. Mamma mia, sembra di essere in Cappadocia. Ragazzi, adesso prossima destinazione, Cracco, la città abbandonata. Giusto per la cronaca, l'Africa segna 32 gradi. Ieri sera era bello fresco, però la mattina picchia veramente duro, 32 gradi. Cioè ragazzi, guardate che scenario. È tutto completamente così. Noi in Abruzzo abbiamo solo qualche piccola zona dove ci sono questi calanchi. La sensazione che ho è che il terreno sia veramente arido, arido, arido. Ripeto, sembra la Turchia. Teoria, questa ragazzi dovrebbe essere Cracco Nuova. Non conosco il territorio, però in teoria questo è il paese che hanno ricostruito, quindi la popolazione si è spostata qui. Là dovrebbe essere Cracco Vecchia, guarda, su quel promontorio. Questo paese ha avuto la sorte praticamente come il borgo di Buonanotte che ho visitato tanto tempo fa, dove l'erosione terrestre praticamente ha fatto sì che il paese non fu più abitabile e quindi si sono dovuti spostare, appunto perché il terreno è veramente fragile. Adesso vediamo com'è questa Cracco. Tutti calanchi, che roba. Ragazzi, di fronte a noi Cracco. Buongiorno, ma il paese non è visitabile, no? No, solo la strada, solo dall'esterno. Ok. Ok, grazie mille. Grazie. Purtroppo è così. Sì. Continuate di là, poi vi fermate più avanti, ancora un po' più avanti, dove finisce, diciamo, dove sta per finire il paese, là avete una buona panoramica. Grazie. Okay. Grazie mille. Buona giornata. Ragazzi, purtroppo il paese, visto anche le condizioni, non è visitabile. Lo era fino a qualche tempo fa, ricordo che mi informai e si poteva diciamo visitare nei limiti del possibile, però adesso non lo è più, quindi soltanto qui lungo la strada periferica, insomma, se ne può apprezzare la vista. Fa veramente impressione. Ragazzi, lasciamo Cracco e ci dirigiamo verso le prossime
destinazioni. Borgo davvero suggestivo, abbandonato diciamo a se stesso su questo piccolo promontorio nel cuore della Lucania. Grazie alla bidoniera che ci fa passare. Abbiamo dimenticato l'acqua in struttura, non fate mai un errore del genere, qua fa un caldo pazzesco, siamo al 25 di ottobre e ci sono 31 gradi, stiamo sentendo veramente caldo e non abbiamo acqua, quindi adesso dobbiamo trovare un piccolo chioschetto per idratarci, magari in un paesino successivo, vediamo cosa troviamo. Lì c'è solo le case secondo me. Molivito. Ragazzi, abbiamo trovato l'acqua, siamo a Cracow Peschiera in un piccolo chioschetto, qui nel pieno nulla siamo riusciti a trovare questo barretto, quindi adesso sosta acqua e ripartiamo. Grazie! Ciao. Se non era per quell'uomo non trovavamo un cazzo, ma ve lo dico subito. Ragazzi, siamo nel nulla della Lucania. Non c'è nessuno, siamo solo noi. Niente e nessuno. Motociclisti proprio. Lasciamo perdere. Ma anche una macchina, nessuno. Siamo persi nel nulla della Lucania. Tra campi, masserie. Mamma mia. Che strade, ragazzi. Strada di sé, strada da 4 km. Alla grande. La Lucania, una terra antica, aspra, dura, segreta, ma allo stesso tempo speciale proprio per tutto questo. Terra di gente forte che vive quotidianamente sulla pelle questa realtà. Una realtà lontana dalle grandi città, dove tempo e vita scorrono più lentamente, ma che velocemente scorre via sotto le nostre ruote, su strade che fanno saliscendi tra colline e masserie, ma che danno quasi la sensazione di toccarla con mano. Mamma mia ragazzi, non so dove siamo. Mamma ma, che si crea a fare tutta quella via con questo? Oh, strada statale. Siamo tornati nella civiltà. Guarda che roba, Madonna, che vista ragazzi, che vista. Siamo ad Alianello Vecchia, anche questa dovrebbe essere una città, un borgo abbandonato. Eh sì, ma in teoria dovresti andare a visitare sul paese, qua te ne vai, sa di muffa e capre. Madonna, guarda che roba.
fermati al primo locale che abbiamo trovato qui ad Aliano e gli abbiamo chiesto di farci la cosa più semplice possibile in assoluto e più veloce da mangiare. Piattone di pasta al pomodoro. Buon appetito, ragazzi. Ragazzi, lasciamo Aliano, paese dove fu confinato Carlo Levi, interamente dedicato a Carlo Levi, paese in cui è stato ambientato il suo romanzo Cristo si è fermato ad Eboli. E adesso continuiamo 37-36 km, la prossima destinazione la raggiungeremo in circa un'ora. Se quest'estate siamo stati alle Dolomiti, adesso ad ottobre non resta nient'altro che andare alle Dolomiti Lucane, quindi prossima tappa Pietrapertosa e Castelmezzano. Che strade stiamo facendo? Sperduti nella Basilicata. Tu calcola, dovremmo scendere qua giù. Qui. No. Ma questo è il favore di testa. Qua pure mi dice di scendere qua giù, a fianco alla casa. Ma questo non sta bene col cervello, secondo me. Può essere. Però sì, in realtà si scende. Che qua ci andiamo a ficcare. Mi dice comunque di girare qua sotto. Qua è divieto. E quindi ci siamo. Ah, fra 20 metri è divieto, dobbiamo scendere giù. Scendere. No, cioè stiamo a scherzare, raga. No, stiamo scherzando. Ma cazzo, dove si va? Sta le scale. Bene, lost in Pietrapertosa. Mica ci attrappiamo il muro? No, devo scendere però. No, perché a me mi dava da di scendere a girarla. Scendere lì, quindi così. No. Ah, vedi che non dovevamo scendere. Se scendevi là facciamo un mancanza. Ok. Grazie. Thank you.
belle, Star Wars, Sante Salve, oh? Belle, tu fil, oh? La Trignina, ma quella è la zona nostra. Dica no, è lo altro, oh? Volo dell'angelo, hai ragione, questo è. Forse, però tira un vento da diavoli. Ragazzi, questo cavo qui è il cavo del volo dell'angelo. Si parte da lì e si arriva sorvolando in due, tipo a mo' di aquila, verso da una montagna all'altra. È una cosa, un'attività, diciamo, tra virgolette estrema. Non sembra tanto estrema, però comunque bello alto. Per chi soffre di vertigini sicuramente non è il massimo. Adesso questa attività è chiusa, funziona prettamente d'estate, altrimenti sicuramente l'avremmo fatto senza alcun dubbio. Dovrebbe essere spettacolare, anche perché comunque non è una discesa vertiginosa, ma è tendenzialmente piano, però volate sull'intera vallata nelle Dolomiti Lucane, quindi veramente interessante. Uno dei motivi in più per tornare qui in queste zone. Bellissimo, adrenalina a mille. Bello alto, sì, il volo dell'angelo. Ragazzi, siamo scesi a valle, di fronte a noi la bellissima vista delle Dolomiti Lucane. Adesso ce ne torniamo verso Matera, impostiamo, cerca, vediamo recenti, Matera, nuovo viaggio, andiamo ragazzi, 68 chilometri, un'ora. Bene ragazzi, abbiamo ripreso la strada statale, adesso ce ne andiamo verso Matera, 70 km, poco meno di 70 km, fra poco meno di un'ora saremo in città. Tempo di darci una sistemata e ci andiamo a mangiare qualcosa per la cena. A dopo ragazzi! Ragazzi, per concludere, bella pizza con peperone crusco. Oggi è andata, ci vediamo domani, buonanotte! 68 meno 37 uguale 32. Niente. Ciao piccolo orso. Ciao. Vieni. Ribbio, sto cos'è? C'è la corrente. Questo sta bello spedito, sta. Secondo me gli è arrivato un fulmine a quel. Arco due. Sarei in gomma maccarone. Quasi cade, addio. A sinistra. A sinistra. La 156 non era molto bella. E niente bruvi. No, andiamo ya. Tanti questi stanno abituati, cani. Ah, che passano le macchine. Non ti preoccupare. Amo, fermati, non ti sdilazzare, mi butti a terra. Abbaiano solamente. Abbaiano solamente. Ti sei cagata. Lì quella, ma ce la compa. Hai ripreso tutto il tempo? Sì. I cani mi abbaiavano a fianco alla gamba. Quelli fanno difesa, capito? Ho capito, ma... Tu più, se ti gli tiri le zampate, quello più si agguanta.